caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind 3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Oggi è la volta di un grande poeta motivazionale americano, Edwin Markham, che ebbe un notevole successo durante il periodo in cui visse e scrisse tra la seconda metà dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, diciamo la generazione successiva a quella di Walt Whitman, e una sorta di erede, possiamo dir così, anche spirituale, poetico di Walt Whitman, in quanto ne prosegue in un certo senso quell'aspirazione a cantare, come diceva Walt Whitman, l'individuo, cioè la persona nella sua essenza e nella sua forza naturale, nella sua presenza e nel suo senso individuale nel mondo. Quindi un poeta davvero fortemente americano, nel senso più profondo e autentico e direi più elevato che si può dare a questo aggettivo, ovvero ancora quell'aspirazione ideale alla realizzazione della propria libertà, le potenzialità di esprimere se stessi in questo mondo, facendo di sé anche una sorta di storia epica, quell'epica che poi trova in Spoon River, nell'antologia di Spoon River, la sua forma più lirica. E infatti Edgar Lee Masters, il poeta autore dell'antologia di Spoon River, è della stessa generazione di Edwin Markham. Questa premessa soltanto per incorniciarti, contestualizzarti questa poesia di Edwin Markham che ora ti propongo e che per me è davvero la poesia più motivazionale che abbia mai sentito, perché oltre a essere estremamente breve e quindi facilmente memorizzabile, è una poesia che rende quel senso di forza che c'è nella sconfitta, quel senso di epicità, di eroicità che c'è in ogni fallimento, laddove ogni fallimento, ogni sconfitta è il fondamento della tua futura vittoria, del tuo futuro successo, perché è ciò che ti costruisce, che ti rafforza, che ti rende, per usare un'espressione, un'immagine che abbiamo analizzato ieri, tutto d'un pezzo. Edwin Markham, Vittoria nella sconfitta. Voce Fabio Farnè. La sconfitta, come la vittoria, può servire per scuotere l'anima e far uscire la gloria. Quando la quercia è battuta dal vento, i rami assaporano nuova bellezza e il tronco manda radici più profonde sul lato del vento. Solo l'anima che conosce il possente dolore può conoscere la possente estasi. Il dolore viene per aprire nel cuore gli spazi alla gioia. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.